Ben ritrovati sul canale Silvano, il pescivendolo che cucina, per una nuova ricetta. Oggi prepariamo un piatto tipico livornese, città marinara con una vasta tradizione culinaria del pesce. Il piatto di oggi è lo stoccafisso alla livornese, per l'appunto. Nella nostra pescheria si può trovare lo stoccafisso ammollato e sfilettato da inizio settembre a fine aprile e su prenotazione per il restante periodo. Per questa ricetta, per 4 porzioni ci servono 800 g di stoccafisso ammollato, che nella nostra pescheria si trova da settembre a fine aprile già sfilettato. In questo caso abbiamo sia la parte della testa che della coda. Sui 800 g di patate, 2 cucchiai di salsa di pomodoro, 100 g di olive nere denocciolate, 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio, sale e peperoncino piccante a piacere, se volessimo proprio rispettare la ricetta originale. Iniziamo! Puliamo lo stoccafisso privandolo della pellicina nera, dalle spine e dalla pelle. A questo punto lo tagliamo a pezzi e lo mettiamo in una pentola abbastanza capiente. Mettiamo la pentola con lo stoccafisso a cuocere sulla piastra. Copriamo con acqua fredda . Aggiustiamo di sale e aggiungiamo lo spicchio d'aglio sbucciato ma intero, l'olio d'oliva . La salsa di pomodoro . Le olive nere e a piacere il peperoncino. Copriamo la pentola con il coperchio e portiamo ad ebollizione. Quando bolle, abbassiamo la temperatura della piastra e lasciamo cuocere lentamente per 1 ora e mezza. Intanto sbucciamo le patate che lasceremo da parte e le uniremo soltanto a metà cottura del pesce. A metà cottura uniamo agli ingredienti le patate a pezzi e continuiamo a cuocere. Un detto livornese a tema dice: a Livorno, il peggio portuale suona il violino coi piedi. Sta a significare che gli uomini di mare livornesi sono eccezionali al punto che il peggiore di quelli lasciati a lavorare in porto è in grado di suonare il violino coi piedi. Alla fine della preparazione, le patate risulteranno un pochino sfatte e lo stoccafisso sbriciolato. È così che dovrà risultare il tutto. Ecco pronto il nostro stoccafisso alla livornese, servito caldo, irrorato con il liquido di cottura. Se vi è piaciuta questa ricetta, mettete un mi piace, condividete, commentate e iscrivetevi al canale. E arrivederci al prossimo video.